L'arte come strumento introspettivo tra normalità e follia. Questo è il tema al centro dell'incontro che si è tenuto presso la Sala dei Grandi del campus universitario del Pionta in occasione della donazione dell'archivio della famiglia Martini al Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale dell'Università di Siena. La donazione è stata sostenuta da Paolo Martini, ultimo esponente di una famiglia di psichiatri che ha operato nel corso di un secolo presso l'ospedale neuropsichiatrico di Arezzo. Io sono l'ultimo della famiglia a fare lo psichiatra. Prima di me c'è stato mio nonno che ha lavorato nell'ospedale psichiatrico di Macerata e ha lavorato anche qui ad Arezzo con il professor Piracini. Successivamente mio padre ha lavorato qui col professor Piracini e poi con il professor Benvenuti. E infine io che ho provveduto insieme al mio gruppo a chiudere qui l'ospedale psichiatrico di Arezzo e ho diretto il Dipartimento di Salute Mentale sia di Arezzo che poi di Siena. Tre generazioni che vanno lungo un secolo, perché mio nonno ha iniziato nel 1904 e io ho finito pochi anni fa. Cosa contiene questo archivio? Una serie di lavori scientifici, in particolare. Mio padre, nel suo ambulatorio teneva delle schede e quindi ci sono le schede di attività di mio padre da quando lui ha iniziato negli anni 30 ad Arezzo a quando purtroppo è morto negli anni 70. Martini, che oggi ci ha appunto onorato della sua presenza e che ha anche donato l'ultimo archivio della famiglia, quindi tre generazioni di medici psichiatri che hanno lavorato nell'archivio, ha chiesto appunto di dedicare un pomeriggio ad una delle tante esperienze che si compivano nel manicomio o ospedale psichiatrico, vale a dire l'applicazione dei malati in pratiche artistiche, naturalmente per farne anche uno studio clinico, evidentemente. Da qui poi, e qui diciamo si entra un po' in una tradizione, anche in una pratica che era comune negli ospedali neuropsichiatrici, quindi scuole di pittura, atelier di pittura, già dalla fine dell'Ottocento in alcuni complessi manicomiali italiani già esistevano, ma qui ad Arezzo diventa da subito, quasi subito, appunto una delle attività principali del manicomio.